concetto ti vedi un po' diverso perché sto per farvi un vlog, sono le 8:30 del mattino, sto per andare al bingo. Allora vi dico una cosa, io adoro andarci, come dire, non ci spendo mai tanto perché alla fine penso che se una persona ha fortuna, cioè prenda subito, cioè si veda un po' dalle cartelle, quindi diciamo che... come dire, se sei culoso prendi subito. Allora, questo è un profumo che ho preso, volevo mostrarvi alla profumeria artigianale di fragranze artigianali, e ho preso questo profumino che è veramente bellissimo, il 171, è tipo dolcissimo, sembra zucchero a vela, a me piacciono i profumi dolci, quindi me ne metto un po' perché sta per arrivare Nelly Makeup 93. Mi sa che lei non è più abituata a fare video, perché ci andiamo insieme. E niente, adesso vediamo un po' cosa succede. Io nel frattempo scendo perché lei mi sta raggiungendo qua sotto casa a piedi, perché il bingo comunque alla fine è vicino. Scusatemi se all'inizio è stato un po' traballante, ma vi farò vedere anche qualche pezzo di strada, di qua, qualche cosa carina. E vi mostrerà anche il bingo, certe cose, quindi venite con me. Comunque avevo destinato 15 euro perché, come vi stavo spiegando, se uno ha la fortuna, cioè prende proprio all'inizio, quindi niente. Ciao. Io comunque me ne sto portando di più, però a 15 mi fermo, ve lo giuro. Niente, scendete con me. Oh mio Dio. Ok, io scendo, là c'è il nostro albero di Natale che poi magari vi mostrerò a fine video oppure dopo, perché momentaneamente c'è ancora mia sorella che dorme, quindi non accendo le luci. Fuori abbiamo appeso questo Babbo Natale, quest'altro nella scala, questa specie di alberello, e poi abbiamo messo la pianta di Natale, la stella di Natale qua si chiama, e scendiamo le scale. Oh, buongiorno, finalmente una luce decente. Questo è il mio outfit, Converse, jeans grigi, non so nemmeno se si vedono. Camicia nera. Questo che ho preso da Crazy Factory e che amo. Vabbè, i piercing per ora ho messo solo questi. E aspettiamo che arrivi Nelly. Dovete sapere che siamo veramente molto legati. Infatti, dovete sapere che noi facciamo il compleanno lo stesso giorno, solo che ci leviamo praticamente soltanto un anno. Però facciamo il compleanno lo stesso giorno, lo stesso mese, quindi siamo praticamente uguali, vi giuro, siamo uguali in tutte le cose che facciamo. Appena arriva ve la riprende, anche se lei non vorrebbe, penso. E secondo me vi dirà anche qualche cosetta, perché lei è tipo, ah, stai facendo il video, vediamo se ha ragione. Ma non mi hai visto! Levo No, anche la... perché vedi come sono questo. Ah, minchia di cane. No! Guarda tutte e due. Mamma mia, l'invidia! Fammi ancora colazione, dai. No! Stiamo facendo colazione, poi andiamo al bingo. Ci mangi. Ciao, scusatemi se non vi ho girato più la continuazione del video. Mamma mia, quanta luce. Ma diciamo che mi hanno fatto incazzare, diciamo, al telefono, quindi diciamo che mi è andato tutto male, non ho potuto fare quello che realmente volevo fare. Comunque ho fatto soltanto una misera cinquina di 6,86 euro.
Niente, comunque i soldi che avevo prima e quelli, cioè, è come se non ci fossi andato, perché ho gli stessi soldi di prima. Perché, vi ripeto, mi avevano chiamato e praticamente mi hanno fatto imbestialire. Da un punto mi hanno mandato in un altro punto, sta a piedi, 50 minuti aspettare l'autobus. Non si può fare la vita così, ve lo giuro. Cioè, mi sento esaurito veramente. Mi veniva per strada di urlare di quanto mi hanno fatto imbestialire i miei parenti, ve lo giuro. Io comunque vi saluto, il vlog termina qui, mi dispiace che non ho potuto fare delle migliori riprese per via di questa cavolo di chiamata, ho dovuto fare determinate cose, tipo che ero seduto al bingo, che sono dovuto scappare praticamente, a fare una centinaia di cose, mamma mia, sono morto, poi aspettare 50 minuti l'autobus, mamma mia. Cioè, non prendete mai l'autobus a Palermo perché morite disperati, morite disperati. Io vi saluto e al prossimo video, scusatemi ma sono successe tante cose che mi pento pure di aver fatto, diciamo, anche essendo uscito. Cioè, se forse non le facevo era meglio. Cioè, io esco un giorno per andarmi a rilassare, ritorno a casa con tanti problemi, tante cose da fare, tante cose da andare a sistemare, cioè io non me la vedo più. E niente, basta con queste lagne, al prossimo video, ciao e scusatemi.